Ben trovati con Zoom, l'approfondimento di Sesta Rete. Fino al 5 novembre 2017 in Palazzo Pitti saranno esposti piatti d'argento istoriati che arricchiscono le collezioni Medice e sono fortemente legati alla tradizionale festa di San Giovan Battista. La stessa mostra è stata inaugurata proprio il 24 giugno in onore del santo patrono di Firenze e si intitola Omaggio al Granduca, i piatti d'argento per la festa di San Giovanni. La mostra mette in luce un episodio tanto appassionante quanto poco noto dell'oreficeria italiana tra il 600 e il 700, che trae la sua origine dalla ricorrenza di San Giovan Battista, solennemente festeggiata a Firenze il 24 di giugno di ogni anno, e dalle relazioni diplomatiche intrattenute da Casa Medici, tanto con le corti europee che con l'ambiente curiale romano. Queste circostanze portarono nelle collezioni Medice una straordinaria raccolta di piatti storiati d'argento eseguiti su disegno dei più significativi artisti romani del tempo. Difatti il cardinale Lazzaro Pallavicini, riconoscente per molti favori ricevuti da Cosimo III, aveva disposto che il suo erede donasse al Granduca Fiorentino e ai suoi successori un argento lavorato il cui valore ammontasse a 300 scudi e così fu disposto dai suoi discendenti. Dal 1680 per ben 58 anni Cosimo III e il suo successore il figlio Gian Gastone ricevettero altrettanti pregiati bacilli d'argento con storie relative ai fasti dinastici della casata fiorentina. Di questa collezione, dispersa con l'estinzione della dinastia Medicea, si sarebbe persa memoria se la fabbrica Ginori di Doccia non avesse realizzato tra il 1746 e il 1748 calchi in gesso tratti dagli originali in argento nell'intento di tradurli in porcellana. La mostra presenta, accanto ai calchi settecenteschi, molti disegni preparatori di artisti romani, tra i quali Carlo Maratta e Ciro Ferri, distribuiti fra vari musei e collezioni italiane ed estere, nonché realizzazioni in porcellana e le riproduzioni in argento di recente realizzazione, queste ultime particolarmente evocative negli effetti di luce della materia dello splendore originario. Così gli splendidi piatti d'argento per la festa di San Giovanni vengono esposti nella sala intitolata Il Tesoro dei Granduchi, già noto come Museo degli Argenti e situata al pian terreno e al mezzanino di Palazzo Pitti, una sala che occupa gli ambienti dell'appartamento d'estate della famiglia Medici, interamente affrescati in occasione del matrimonio tra Ferdinando II de' Medici e Vittoria della Rovere nel 1637. Questa sala conserva il tesoro granducale costituito da gioielli, vasi, piatti e altri arredi in oro, argento, perle, pietre preziose, pietre dure, avorio, ambra. Tra i molti oggetti che testimoniano il fasto della corte ci sono i vasi appartenuti a Lorenzo il Magnifico
e quelli dalle bizzarre forme manieriste della fine del XVI secolo, i gioielli cinquecenteschi appartenuti ad Anna Maria Ludovica, ultima discendente dei Medici, i cammei antichi e rinascimentali, il tesoro dei vescovi di Salisburgo portato a Firenze da Ferdinando III di Lorena. Il museo conserva anche un'importante collezione di gioielli realizzata tra il XVII e il XX secolo da prestigiose manifatture italiane ed europee. Dunque, fino all'inizio di novembre 2017, il tesoro dei Granduchi sarà impreziosito da questi importanti piatti di eccellente manifattura legati alla ricorrenza del santo patrono fiorentino San Giovanni Battista. L'omaggio al Granduca è un'altra mostra nella serie di quelli dedicati negli ultimi anni ai grandi tesori delle collezioni medicee e lorenesi messi proprio a fuoco in mostre specializzate. In mostre di altissimo carattere scientifico, infatti non c'era mai una mostra dedicata ai piatti di San Giovanni, che è un fenomeno del tutto fiorentino. Sono dei piatti donati dal 1680, il periodo di Cosimo III dai Medici, fino alla fine di questo glorioso periodo degli ultimi Medici, nel 1737, con l'elettrice palatina Anna Maria Luisa dei Medici, e quindi per questi 57 anni ogni anno per la festa di San Giovanni fu donato dalla famiglia Pallavicini Rospigliosi un piatto ai Medici. Ora, questo è una mostra piena di risultati nuovi, scientifici, però anche una mostra per tutti i fiorentini. Per questo lo inauguriamo proprio anche con il giorno di San Giovanni, e poi rimane visibile fino all'autunno, perché qui, invece della tipologia dei piatti di San Giovanni del Medioevo, del tardo Medioevo, in cui si vedeva sul piatto la testa di San Giovanni decollato, praticamente qui per la decorazione dei piatti è sempre stato scelto una scena, quasi sempre una scena della vita della famiglia, della dinastia dei Medici, e quindi anche un repertorio di tutta la storia medicea. E per questo è proprio la mostra giusta per portare i bambini, i ragazzi, per imparare questi momenti cruciali nella storia medicea. Arrivederci alla prossima puntata di Zoom, l'approfondimento di Sesta Rete.